Io mi sbavaglio, ma Antonello no. Questa è la nostra forma di protesta. Antonello ha deciso di rimanere imbavagliato fin tanto che questo DDL intercettazioni verrà discusso ed eventualmente approvato qui davanti a Monza Esecutorio. Questo perché vogliamo far vedere che anche se c'è questo sciopero della parola e anche se non ci daranno la possibilità con quell'approvazione di questo DDL intercettazioni, soprattutto il web, voi ci siete, voi lavorate sul web, dovete stare attenti a pubblicare qualsiasi cosa riguardante qualsiasi persona, perché loro potrebbero chiedere un diritto di rettifica e voi entro 48 ore dovete pubblicare, se no ci sarà una multa per ogni richiesta di 12.500 euro. E allora però Antonello continuerà a parlare tramite web, tramite l'account Twitter che abbiamo aperto, un account Twitter che si chiama No al Bavaglio, quindi chiocciola No al Bavaglio, e lì Antonello e noi metteremo tutte le nostre riflessioni nel corso di questa mobilitazione, nel corso di questa iniziativa di disobbedienza civile. Ma guarda caso, queste intercettazioni non riguardano, come qualcuno vuol far credere,